Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io la Vispa Teresa. Oggi preparo i tortelli Mugellani, vediamo gli ingredienti. Qui abbiamo 150 g di pomodori pelati passati, due spicchietti d'aglio, un tuorlo, 500 g di patate lessate sono ancora tiepide, un mazzetto di prezzemolo, olio extravergine d'oliva, sale, noce moscata, 150 g di parmigiano, poi abbiamo 300 g di farina 00 e 3 uova e cominciamo. Eccoci, allora schiaccio l'aglio e adesso tra un minutino appena rosola aggiungeremo il nostro pomodoro. Invece il prezzemolo io lo aggiungo alla fine, c'è chi lo mette all'inizio, c'è chi lo mette solo nell'impasto, io preferisco metterlo subito dopo la cottura del nostro sughettino. Ecco, mentre cuoce il sughetto, lo faccio restringere un pochino, trito il mio prezzemolo. Eccolo qua, si sta restringendo, aggiungo un pizzichino di sale, mescolo bene, faccio andare ancora un paio di minuti, dopodiché aggiungerò a fiamma spenta il mio prezzemolo. Ecco qua, ho messo il prezzemolino, qui nel frattempo sto cucinando del buon ragù di cinghiale, però va bene qualsiasi tipo di ragù, eh. Io amo particolarmente con i tortelli Mugellani questo tipo di ragù, buonissimo. Ecco, questo va avanti ancora un altro pochino, qui ho spento la fiamma e adesso aspettiamo che si raffredda e ci occupiamo della pasta. Allora, farina, setacciata, le uova e adesso con la forchetta mescoliamo bene e impastiamo bene fino a creare un bel panetto. Eccolo qua, è pronto. C'è anche chi ci mette la semola rimacinata, ma diciamo che è più usata al sud la semola rimacinata. Una volta facevano solo con la farina 00, ma io avevo trovato anche dei tortelli Mugellani su un supermercato dove avevano anche la semola all'interno, ma in origine si fa con la farina 00. Eccolo qua, facciamo riposare una bella mezz'oretta e ci occupiamo del ripieno. Ecco qua, schiaccio le patate. Ecco qua, ho messo il pomodoro, pizzico di sale, mescoliamo bene intanto. Noce moscata, il tuorlo e aggiungiamo anche il nostro formaggio. Mescoliamo il tutto. Ecco qua, adesso mettiamo la pellicola e lo faccio riposare una mezz'oretta in frigo. Se poi lo preparate il giorno prima, ancora meglio perché prende più sapore. Comunque, a tra un po'. Eccoci qua, la pasta è pronta, ripieno pure. Io mi sono portata avanti. Comincio dal numero 0, dopodiché arrivo fino al numero 7. Eccoci qua, con la sac à poche mettiamo il ripieno distanziato, qualche millimetro, eccolo qua, così. Ecco qua, così. E cerchiamo di far uscire prima di tutto l'aria per così. Eccoci, adesso invece spingiamo l'aria verso l'esterno, cerchiamo di levarla il più possibile. Ecco qua, con la rotellina
poi la parte così. Eccoci qua, sono pronti, adesso andiamo in cottura. Ecco qua, ne metto un po' per volta. Quando vengono a galla sono pronti. Ed eccoli qua, i miei tortelli mugellani sono pronti. Viva la Toscana! Veramente, io sono proprio innamorata della Toscana. Mi raccomando, cliccate sempre la campanella, così vi terrò sempre aggiornati. Mettete un like perché mi fa molto piacere. Poi mi trovate anche in Instagram, VispaTeresa08, alla pagina Facebook, nel mio gruppo Facebook, in broghe.com. E in Pinterest con le ricette della Vispa Teresa. Io vi saluto, bacio, alla prossima!